La nostra intelligenza dovrà essere impegnata nel seguire l'argomento, nel riflettere sull'argomento che sto presentando. Io dico a me stesso di essere tutto sommato una brava persona. Io sono molto orgoglioso di me stesso. Penso che manchi veramente poco alla mia perfezione. Io penso di essere grande e di distinguermi quando faccio le cose, perché tutto ciò che faccio lo faccio bene. Sono una persona di successo, anche se non sempre gli altri me lo riconoscono, ma questo è dovuto alla loro invidia. Io sono talmente esperto, talmente abile in tutto, che merito riconoscimento, apprezzamento e rispetto. Questi pensieri attraversano costantemente la mia mente e io ci credo fermamente. Perché descrivono la mia identità reale. Io sono un'anima potente. Io sono un'anima saggia. Io sono un'anima pacifica. Io sono un'anima felice. Io sono un'anima pura. Io sono un'anima beata. Ma il mio errore è però che questi bei pensieri li sto indirizzando solo verso la controfigura di me stesso, il mio ego, che invece non merita tutto questo apprezzamento, perché è costellato di condizionamenti. Ma anche se fosse vero al 100% che io sono un grande personaggio, la grandezza deve essere testata. Questo è il motivo per cui la vita è piena di test, dove vengo messo alla prova, dove vengo messo in crisi, dove vengo messo sotto torchio. E quando questi test arrivano, posso vedere veramente di che pasta sono fatto. Nel confronto, spesso scopro di non essere così grande come credevo. Vedo chiaramente i miei limiti, che in tempo di pace si celavano molto bene sotto tante belle chiacchiere. Ma adesso, sotto test, non faccio altro che trovare scuse
e alibi per sfuggire ed eludere la prova. E se proprio non ci riesco, non faccio che lamentarmi e recriminare. Mi comporto come un vigliacco, dimostrando di avere una personalità molto fragile, un carattere debole, che si nasconde dietro alibi e complici per non affrontare mai le prove della vita. Se dipendesse da me, io le eviterei tutte. Non voglio problemi. Io non voglio essere messo alla prova. Voglio semplicemente vivere in pace. Lasciatemi in pace. Voglio vivere in santa pace, facendo solo quello che voglio io, senza ostacoli né limiti. Ma la vita sembra crudele e non me lo permette. Mi forza a muovermi da una posizione precedente ad una posizione successiva. Mi forza a crescere. Mi costringe a tener vivo il mio trend evolutivo, che io invece vorrei tanto fermare. Io sto bene così, lasciatemi stare. Perché dovrei evolvere? Sto bene così. Perché invece la vita mi obbliga a tener vivo questo trend evolutivo, anche contro il mio volere? Perché se si spegne il trend evolutivo, si spegne la mia felicità. Io sono felice quando faccio cose belle, per me stesso e per gli altri. Sono orgoglioso di me stesso quando supero delle prove difficili e ne parlo a tutti con fierezza. Mentre se non evolvo, se non faccio niente di bello né per me né per gli altri, mi sento triste e depresso. Affondo nella disistima, nella depressione e nei sensi di colpa. E vedo anche che se supero le prove che la vita mi mette di fronte, evolvo e ne sono felice. Mentre se le evito o fallisco, mi sento inutile e infelice. La vita vuole che io sia felice. E quindi continua a spronarmi ad evolvere, ma la mia mente vuole evitare questo sforzo perché è pigra e vuole poltrire nella zona di comfort. Ormai sono anni che nemmeno più mi chiedo che cosa sto facendo di speciale. Sono anni che faccio sempre le stesse cose. Ho imparato a farle bene, praticamente in modo automatico, senza sforzo, senza quasi più necessità del mio intervento. Da tempo ormai sono gli automatismi che ho instaurato a portare avanti la mia vita. E io, il soggetto dell'esperienza,
sono relegato a spettatore passivo, agito da questi automatismi che costantemente replicano le mie attività come in un loop. Ormai da anni osservo disilluso, come osservatore esterno non protagonista, le azioni automatiche della maschera della mia personalità, che risponde alla vita per conto mio. Come una segreteria telefonica, interviene sempre lei, automaticamente, senza più necessitare della mia attenzione o del mio potere di scelta. Se mi si deve riconoscere un talento, un valore, è di essere stato bravo ad automatizzare la mia vita. Così, almeno di facciata, sono molto esperto e bravo. Così corazzato, sono ormai anni che non ho più bisogno di mettermi in gioco. Ma poi i miei pensieri vanno ai miei maestri, ai monaci Shaolin. Penso a quando loro eseguono prove difficili in pubblico. Possibile che lo facciano solo per esibizionismo? Davvero delle persone così profonde hanno bisogno di esibirsi e di avere il parere degli altri per sentirsi bravi? Non si stanno esibendo, non è esibizionismo. Stanno invece sottoponendo se stessi volontariamente a dei test per dimostrare a se stessi e agli altri il livello che hanno raggiunto. Per loro, gli altri sono lì come testimoni della loro crescita, sono una controprova che non solo io credo di essere grande, ma lo testimoniano anche gli altri, tutti gli altri. Perciò, per i monaci Shaolin, gli altri sono utili per inverarsi. Loro mi stanno aiutando a inverarmi, a tirare fuori il meglio di me stesso, non per far crescere il mio ego, ma per confermare le mie credenze su me stesso. Perché, come abbiamo visto, crediamo molte cose su noi stessi. Ma l'uomo non è fatto solo di quello che dicono gli altri o di quello che lui pensa di essere, ma di quello che realmente è. Oggi sto per sottopormi volontariamente a un test che ritengo utile per verificare la mia crescita personale. Voglio affrontarlo da vero uomo, da vera donna, mettendo da parte tutte le mie pigrizie, tutti i miei alibi, tutti i miei complici, tutte le mie scuse, per rimandare sempre all'anno del mai. Oggi è il momento di dimostrare a me stesso chi sono,
È il momento di dimostrare se veramente sono così grande come sostengo, almeno in una cosa. E devo smetterla di usare così tanti alibi per sfuggire alle prove. Devo smetterla di usare il lavoro come alibi. Il lavoro è un'attività ordinaria, di ordinaria amministrazione. Non posso permettergli di condizionare anche la mia vita negli eventi straordinari che accadono una tantum. Il lavoro non può farmi perdere sistematicamente tutte le occasioni straordinarie che accadono nella mia vita. Il lavoro non può farmi diventare una persona con una personalità piatta. Non mi può far vivere rasentando il fondo. Non mi può rendere totalmente subordinato come uno schiavo, senza emozioni, senza straordinarietà. Che vita è? Il lavoro non può diventare un pozzo oscuro dove io marcisco nella mediocrità spersonalizzante. Il lavoro non può rubarmi la mia vita e costringermi a vivere solo per lavorare. La stessa cosa vale per la famiglia. Neanche la famiglia deve diventare un pozzo oscuro che tarpa le mie ali, che soffoca la mia grandezza e uccide l'anima. La famiglia mi vorrebbe vedere felice? Il mio coniuge, i miei figli, i miei genitori sarebbero orgogliosi di me se fossi una personalità straordinaria? Se davvero è così, i miei familiari non si opporranno al mio successo, ma io devo farmi onore e non devo continuare a tirarmi indietro tutte le volte. Oggi ho l'occasione di intraprendere un'azione straordinaria, di perfezionare almeno un aspetto della mia persona, di farmi onore, per me e per compiacere anche i membri della mia famiglia. Altro bell'alibi è il corpo. Non devo permettere neanche al corpo, con tutti i suoi limiti, di limitare la mia grandezza. Credere che i limiti del corpo siano i miei limiti è limitante, perché il destino del corpo non è il mio destino. Io sono un'anima eterna, il corpo è temporaneo. Abbiamo due destini differenti. Perciò non devo far vincere il mal di gambe. Non devo far vincere il mal di testa, il mal di schiena, il mal di braccia, il mal di ginocchia, il mal di caviglie, perché le gambe, le ginocchia, la schiena, le caviglie, le braccia e la testa non rimarranno in eterno. Mentre la fama che posso raggiungere facendo cose straordinarie con questo corpo temporaneo resta per sempre. Per cui questo corpo non mi deve ostacolare, ma mi deve aiutare a diventare glorioso. Il mio corpo non deve diventare l'ennesima scusa per rimanere una persona mediocre che non sa dare giustizia alla propria grandezza. Io sono un'anima potente.
Non posso vivere tutta la vita come una vittima impotente, che non vale niente. Io invece ho tanto da dare. Perciò oggi mi sottopongo volontariamente a questa prova, per dimostrare a me stesso e agli altri che almeno una volta tanto posso essere capace anch'io di fare cose straordinarie, cioè di superare me stesso. E come dicono i monaci Shaolin, chi vince se stesso è il guerriero più grande. Io sono un'anima potente, posso farcela. Oggi metto da parte la cosiddetta normalità, il cosiddetto comfort, e mi concentro solo sul fare di più di quello che ho fatto fino adesso, perché io posso fare di più di così. Io sono più di così. Io ce la posso fare. Lo dimostrerò a me stesso e agli altri che ce la posso fare ad essere di più di così. Sono un'anima potente e posso superare tutti gli ostacoli. Non importa quanti ostacoli fisici si ergeranno davanti a me. Non importa quanti ostacoli sociali mi osteggeranno. Non importa quanti ostacoli familiari si opporranno. Non importa quante difficoltà lavorative mi ostacoleranno. Io sono un'anima libera. Sono un'anima saggia. E saprò modellare la mia vita mettendo i pezzi del puzzle al loro giusto posto per fare spazio alla manifestazione della mia grandezza. Non permetterò né a me stesso né a nessun altro di impedirmi di scrivere nella storia della mia vita la mia grandezza. Voglio che rimanga scritto per sempre nella mia storia e che tutti si ricordino che almeno una volta nella mia vita ho fatto una cosa bella, grande, enorme, straordinaria. Voglio farlo per me stesso e per ispirare anche gli altri a essere il meglio di se stessi. Perché se tutti noi, da oggi, diamo il meglio di noi stessi, ci ispiriamo l'un l'altro a fare meglio e così il mondo diventa migliore. E devo smetterla di continuare a rimandare a un domani che non arriverà mai. Basta. Perché se non inizio oggi a piantare i semi della mia grandezza, non posso aspettarmi che un domani fiorirà. Devo smetterla di autoingannarmi, dicendomi, anche se perdo questa opportunità, ci saranno altre occasioni. Nessuno me lo può garantire. Magari ci saranno anche altre occasioni, ma io sarò ancora nelle condizioni di affrontarle? Quante volte ho detto la stessa cosa e ho visto sfilare davanti a me occasioni dove gli altri sono emersi e io sono rimasto sempre lo stesso, sempre insoddisfacentemente uguale. Sempre nella stessa zona di comfort, sempre circoscritto dai miei stessi abbruttenti limiti. Gli altri hanno colto l'occasione, mentre io l'ho sempre persa, con tutte le scuse del mondo. Scuse che sembravano insormontabili in quel momento e di cui oggi non ricordo più nemmeno il nome.
dato che ho già fatto questo errore centinaia di volte, questa volta non devo farmi più ingannare da me stesso. Il passato ormai è passato e non posso più metterci mano. Rimane storia, non posso cambiarlo. Il futuro è un mistero. Perciò il momento per dimostrare di essere grande è solo adesso. Nella mia vita ormai c'è più passato che futuro. Cosa sto aspettando ancora? Se non lo faccio adesso, non lo faccio più. Cosa voglio? Vivere di rimpianti? È questo che voglio? Se non cambio metodo, nella mia vita non cambia niente. E io perderò l'opportunità di diventare una persona migliore. Da oggi non voglio più ascoltare la mia natura inferiore, che mi fa vivere una vita piatta e infelice. Voglio cominciare a dare ragione a me stesso di quello che sono e del valore che ho. Voglio smetterla di prendermi in giro da solo, guardando video e film di quanto gli altri fanno cose incredibili, mentre io sto passando la mia vita senza fare niente di cui essere fiero. Praticamente sto sprecando la mia vita solo a guardare cosa fanno gli altri, ad ammirarli da una parte e a giustificare me stesso perché non sto facendo niente dall'altra. Non sto facendo niente per onorare la dignità della mia persona. Tutto quello che faccio è solo nell'ambito esterno, quello familiare, quello lavorativo, sì. Lì sono diventato bravissimo, lì sono stimato, ma io, come persona, dentro di me, sto crescendo o no? Sto facendo qualcosa per aumentare il mio valore o non sto facendo niente? Il mio valore personale, non professionale, non familiare, non sociale, personale. La ricchezza che mi porterò anche dopo la morte. Sto parlando di quel valore. Lo sto accrescendo o no? Io comunque ho tanto ancora da dare dentro di me, ma per pigrizia, per negligenza, per presunzione e tracotanza non lo sto facendo. Mi sto impegnando al minimo, ma lo sto spacciando per il massimo, descrivendo il mio operato con paroloni altisonanti, credendo di incantare gli altri in modo che siano in ogni caso soddisfatti di me, mentre in realtà gli altri mi stanno solo pazientemente sopportando. Loro lo sanno che posso essere migliore di così. E con tanta pazienza, perché mi vogliono bene, mi stanno tollerando e incoraggiando. Voglio smetterla di tenermi dentro tutta la mia grandezza e bellezza, come un avaro che spreca la vita senza usare mai le sue risorse, perdendo tutte le opportunità. Voglio riuscire a fare almeno una cosa straordinaria di cui essere soddisfatto e orgoglioso di me stesso.
io lo merito. Io lo merito, perché sono parte e particella di Dio, con tutti i suoi poteri, anche se in proporzione infinitesimale. Io sono un esempio di Dio, sono suo figlio, fatto a immagine e somiglianza sua, e non voglio più permettermi di vivere a meno di così. In questo periodo in cui abbiamo visto migliaia di persone morire, migliaia di persone ammalarsi, migliaia di persone disperarsi, migliaia di persone impaurirsi e migliaia di vittime, l'unica cosa che veramente è necessaria all'umanità è risorgere. Io posso contribuire a questa resurrezione della razza umana, risorgendo io stesso e dando così l'esempio agli altri che è possibile tornare a brillare, anche più di prima. È difficile? Può essere. Ma più grande è la sfida, più grande è il trionfo. E poi non c'è niente da perdere e c'è tutto da guadagnare. È un po' come andare a caccia di rinoceronti. Se lo prendo, tutti diranno, rimanendo scioccati, ma come hai fatto? Era impossibile, praticamente impossibile prendere un rinoceronte. E tu ce l'hai fatta, sei incredibile. Ma anche se non ci riesco, nessuno mi biasimerà, perché lo sanno tutti che è impossibile, ma il tentativo stesso è degno di lode. Non c'è niente da perdere, tutto da guadagnare. E dove posso prendere il coraggio e la forza per superare me stesso e affrontare queste prove della vita? Connettendomi con il potere divino. Dove non arrivo io, arriva il potere divino. E se io sono connesso al potere divino, indirettamente ci arrivo anch'io. E come mi connetto con il potere divino? Attraverso la meditazione sul suo santo nome. Il santo nome del potere divino non è differente dal potere divino. Quando recito il nome dell'Onnipotente, l'Onnipotente è con me. E se l'Onnipotente è con me, come posso rimanere un debole? Perciò prenderò forza dalla recitazione del nome divino. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Namo Amitofo. Come fanno i miei maestri Shaolin.